Oggi alla Camera si vota finalmente. Aspetti, posso ricominciare con me? Oggi alla Camera finalmente si vota il provvedimento di legge sulla maternità surrogata, utero in affitto, reato universale. Una proposta di legge che Fratelli d'Italia ha fortemente voluto. L'ha voluta nella scorsa legislatura ed era prima firma Giorgia Meloni, l'ha voluta in questa legislatura, prima firma Carolina Varchi che è qui con noi. Noi oggi vogliamo fare questo flash mob proprio per ribadire come il reato universale sia necessario per difendere da un lato i diritti dei bambini e dall'altro difendere il corpo delle donne. Ed oggi è su questo aspetto che noi vogliamo prestare la maggiore attenzione ed è per questo che il nostro striscione, come vedete, ringrazio tutte le parlamentari di Fratelli d'Italia che stanno partecipando a questo flash mob insieme a noi, recita proprio questo slogan. Insieme a noi c'è anche il ministro Roccella, che ringrazio per aver seguito tutto il provvedimento e per essersi sempre schierata a favore di questi due diritti: il diritto di ogni bambino ad avere una mamma ed un papà e il diritto ad ogni donna di non essere trattata come un oggetto di mercificazione, peraltro molto spesso a causa di una speculazione economica che le vede in svantaggio. Ministro, la prima rappresentatrice. Sì, per il nostro gruppo era un impegno cominciato già nella scorsa legislatura, quindi abbiamo riproposto anche adesso questa proposta di legge, convinti come siamo che la maternità surrogata o utero in affitto sia una pratica davvero aberrante. Lo ha ricordato a più riprese anche la Corte Costituzionale, che ha ribadito come essa riesca a minare nel profondo le relazioni umane e più in particolare una importantissima relazione sulla quale si fonda, se vogliamo, la nostra civiltà, che è proprio la maternità, che noi riteniamo sia unica e insostituibile, dunque non surrogabile. Per questo abbiamo ritenuto che, poiché il divieto penale è già operante in Italia ed ha funzionato, perché in Italia questa pratica non si è diffusa, estenderne la punibilità possa ben funzionare per disincentivare questa pratica. Quindi la nostra proposta di legge è volta proprio a disincentivare questa pratica e anche oggi mi sembra opportuno, visto le strumentalizzazioni alle quali abbiamo assistito, ribadire che non vi è assolutamente alcuna lesione di diritti o discriminazione nei confronti dei bambini, che sono esattamente uguali a tutti gli altri. Grazie. Il ministro Roccella, che nuovamente ringraziamo per la sua costante presenza, per aver seguito questo provvedimento. Grazie. Io penso che oggi sia una giornata molto importante che pone l'Italia all'avanguardia a livello internazionale nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini. E penso che questo possa aprire un dibattito a tutto, un dibattito mondiale per arrivare all'abolizione totale di questa pratica disumana. Se per voi va bene facciamo delle riprese in cui siamo tutti insieme. No. Sì, noi ci spostiamo e facciamo le riprese là, no? Certo. Giusto? Facciamo le riprese comode, no? Giusto? Giusto? Facciamo una foto con tutti e una ripresa con tutti. Sì, dai, allarghiamo un po', ragazzi. In Italia la maternità surrogata sarà punibile anche quando commessa all'estero. Questa legge
legge serve a disincentivare una pratica aberrante senza ovviamente ledere alcun diritto di minori. Fratelli d'Italia aveva questo impegno e lo ha mantenuto. Sì, sì, va bene. Allora, si fa un passo avanti. Ok. Metti un po' più vicino a me. Ok. Un attimo solo, scusa. Quando vuole. Il voto di oggi mette l'Italia all'avanguardia nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini anche a livello internazionale. Fratelli d'Italia organizza. Un attimo, scusi, devo sempre battere il fuoco, quando vuole. Fratelli d'Italia organizza questo flash mob per dire ancora una volta sì al utero in affitto, reato universale, per difendere il corpo delle donne e quindi ribadire una nostra posizione netta. Le donne non sono oggetto di mercificazione, ogni bambino ha diritto ad una mamma ed un papà. Grazie. Possiamo fare un altro paio di foto con le zandici che stanno... Pronto? C'è Elisabetta lì? Sì. Le zandici un pochettino più dentro le cose. Scusi. Sì. Sì, secondo me sì. Questo è di chiaro, gentilmente? Quello che non si muove. Grazie per me. Grazie a te. Ci sta Augusta. Scusa, c'è una TN che arriva da te.